Olé. Hola, gracias. Ah, para el streaming. Estamos en el aire. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Me toca, como presidente del INCA, presentar a nuestro invitado de honor, Julio Basse. Pero antes quería agradecer a mis colegas de Italia, a Roberto Stabile de ANICA, por el esfuerzo, por todo lo que significa el apoyo que estamos teniendo. Ayer en una conferencia lo destacamos con Argentina, con Italia. En los últimos 10 años veníamos teniendo una coproducción por año. El último año tuvimos 4 coproducciones y esto tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo Italia, que ha entrado a participar como país invitado en Ibermedia, donde pone un monto significativo ya hace 2 años y de alguna manera participando con el resto de los países de Iberoamérica, al mismo tiempo que Argentina este año anunció que entró en el fondo Dreamash, seríamos el país invitado, no el único, Canadá fue primero, pero muy importante para nosotros, fuimos parte de Dreamash, con lo cual, aparte de los convenios bilaterales, los fondos que estamos trabajando con Roberto y su equipo, tenemos el instrumento Ibermedia, tenemos el instrumento Dreamash y también estamos haciendo una convocatoria para MIA Roma en octubre, para que vayan productores argentinos a encontrarse con sus productores italianos y al mismo tiempo esa reciprocidad sería en Ventana Sur, que productores italianos vengan y se junten con productores argentinos. Le cuento todo esto porque imagino que acá hay productores, es una oportunidad que espero que la aprovechen. Y de ese punto de vista también agradecer a Luis Daprea, a ICE, ITA, nunca sé cuál es la organización importante que nos apoya fuertemente en Ventana, no menor, con nuestra fiesta generalmente de clausura, también a Olga. No sé si Roberto o Luis quiere decir algunas palabras antes de empezar la conferencia. Bueno, Luis habló mucho ya. Yo claramente agradezco a los dueños de casa, el INCA, la escuela. Es siempre un gran honor, un gran placer estar acá en la Argentina. Con el INCA tenemos una relación muy fuerte desde muchos años y ahora con lo que estamos haciendo en los últimos tiempos con Ralph, estamos consiguiendo también los resultados, que es la cosa más importante. Es bueno ser amigos, encontrarse, pero si no se trabaja bien por la industria y de la amistad no surgen proyectos, películas argentinas en Italia y películas italianas en Argentina, no sirve a nada. Estoy muy contento de decir que de esta amistad sale una colaboración muy constructiva por la industria italiana y argentina, y eso es muy, muy bueno. Así que agradezco a todos por estar aquí hoy a escuchar lo que vamos a contar. Sí, un saludo a todos por parte de ICE ITA. ICE porque nacimos en el 1926 como Instituto para el Comercio Estero. Ahora, porque el mundo cambia, es global, nos llaman ITA, Italian Trade Agency, a nivel internacional. Muchísimas gracias, Ralph, para esta oportunidad de hoy, una oportunidad de un diálogo, ¿no? De un encuentro. Y gracias al maestro Julio Basse para aceptar la invitación de ICE a participar alle 22 e lo de ayer che hicimos en el marco del congresso della Dante Alighieri por el tema de la difusión de la lengua italiana. E ANICA, como grupo de productores, ¿no?, de cine e audiovisual italiano, que junto trabajamos en todo el mundo. Y también acá tenemos un programa de ayuda y soporte a las empresas italianas que van a trabajar en este país en el marco de la coproducción, con una participación, gracias a INCA, en el marco de Ventana Sur, son ya varios años. Yo deseo a todos que la invito a hacer preguntas, a aprovechar de este momento, porque Julio Basse, primera vez en Argentina, está a disposición junto con ANICA y nosotros también, por cualquier duda, por cualquier pregunta. Y como siempre, yo deseo un gran éxito a vuestro país, Argentina, que yo amo mucho, son solo 2 años que estoy acá, y gran éxito a todos. Muchísimas gracias. Carlos.
Yo también tengo que decir algo, parece. Yo lo único que tengo para decir es que estoy muy contento que hablemos de industria en la escuela. O sea, como digo siempre, esta escuela es la escuela de la industria del cine, de la escuela nacional, y es la escuela para la industria. Es la base que todos pretendemos, tener una escuela y después una industria de excelencia. Entonces, hacia eso tendemos. Me parece que es una gran oportunidad para todos que el conocimiento de nuestros hermanos italianos, yo me llamo Abate, así que venimos del sur de Italia, estoy muy contento con eso. También ayer, voy a ser breve con esto, pero ayer fue muy interesante todo lo que se habló sobre la lengua, porque en una etapa del mundo tan tecnológico, me parece que es muy bueno empezar a ver que lo más importante es lo que tenemos acá dentro de la cabeza y cómo se lo transmitimos a los demás. Entonces, que eso es parte del cine también. Nada más. O sea, gracias por estar acá. Gracias. Julio, que nos sienta. Tanto como primera cosa, soy muy honrado de estar aquí, marcar la soglia de una escuela sí importante, Escuela Nacional de Cinematografía de Argentina, es un honor. Tanto me gustaría hablar mejor el español, me faltan muchas palabras, de aquí en adelante, de ante, vado a hablar en italiano. Esto era comprensibile fino a qui? Molto comprensibile. Ok, ok. E, quindi, diciamo, ho la volontà, quello che mi piacerebbe molto, al di là di parlare di me e raccontare un pochino di me, è poter, come dire, contribuire a che voi, studenti, ragazzi, oppure non so se ci sono dei giornalisti, chiunque in sala, a dare a voi quello che voi volete sapere, delle curiosità, delle cose più che fare, diciamo, una lezione magistralis sul cinema, che ovviamente in un'ora o due sarebbe impossibile. Ogni quanto devo fare pausa? Vabbè, diciamo che tengo la volontà, me gustaría, más que hablar de mí, que voy a hablar un poquito de mí, contribuir para ustedes, estudiantes, jóvenes, si hay periodistas en la sala o quien esté en la sala, a darles a ustedes lo que quieren saber, lo que les da curiosidad, lo que les puedo brindar. Obviamente parlerò inizialmente di me per presentarmi meglio, per chi non mi conosce. Sono nato a Torino, che è il nord d'Italia, nel 1964, e ho avuto la fortuna di avere una passione da subito, che era la passione per questo mestiere. Non ho altri ricordi, fin da quando ero bambino, che non fossero io voglio fare quello, cioè questo, quando con mio papà andavo al cinema. E quando... Voy a hablar de mí, en primer lugar, un poco para que me conozcan un poco. Nací en Torino en el año 64 y mi pasión inmediatamente, desde que tengo memoria, es esta actividad, desde que mi papá me llevaba al cine. Pero cuando si es bambini y si vede lo schermo y dice yo voglio fare questo, non mi ricordavo che, cioè ancora non sapevo che questo vuol dire tanto lavoro di chi c'è dietro, pensavo fossero soltanto gli attori no, da 4-5 anni, per cui la prima passione è stata quella di volere fare l'attore. Però quando uno è chico e ve la pantalla e dice quiero hacer esto, non sabe che detrás de esto hay muchísimo trabajo de muchísimas personas, de los que están atrás de esa pantalla. Uno piensa solamente en ser actor. Invece, ovviamente, nel corso del tempo poi mi sono appassionato molto di più agli altri mestieri che erano intorno al cinema e quindi
la regia, la sceneggiatura e poi anche la produzione, che sono un pochino tutti i mestieri che ho avuto la fortuna di fare nella vita finora. Però a lo largo del tempo mi appassioné por las otras cosas, la dirección, la escritura, los guiones y la producción también. Ed è proprio tramite l'attore che poi sono riuscito a fare il mio primo film da regista, nel senso che andando brevemente, quando ho avuto 18 anni, appena finito gli studi, diciamo, regolari, si dice in Italia, ho fatto un provino alla scuola di Vittorio Gassman a Firenze, che era una selezione molto difficile, come so essere una selezione difficile anche qui da voi, e ho cominciato a fare l'attore. Attraverso l'attore logré ser director a los 18 años, apenas terminé la escuela, hice una audición en la escuela de Vittorio Gassman en Florencia, era una selección realmente muy difícil, pero bueno, la gané y comencé a actuar. Poi, come non so se ci sono anche degli allievi attori qui in sala, però gli attori non è che lavorano sempre, invece nella mia, diciamo, volontà di fare tante cose non riuscivo a stare fermo e quindi con altri amici ho cominciato a organizzare un gruppetto di teatro e diciamo in questo gruppetto quello che un po' magari ci sapeva fare di più nell'organizzazione della messa in scena ero io, e quindi lì è nato il regista, per non stare con le mani in mano, diciamo. Y no sé si aquí hay alumnos que sean actores, pero saben que como actor no es que se trabaja siempre. Entonces, como yo no lograba estar nunca quieto, con un grupo de amigos armamos un grupito de teatro. Pero bueno, había que hacer toda la puesta en escena, y como el que más sabía era yo, bueno, ahí es como nace el director. Exacto. E uno di questi spettacolini che facevamo in un piccolissimo teatrino di Roma, teatro off di 50 posti, molto più piccolo di questo, ebbe un successo incredibile e ci avevamo tutte le sere una coda fuori per riuscire a entrare a vedere questo spettacolo, dove addirittura sul piccolo palcoscenico costruivamo un ring di box e diciamo c'era anche un incontro di box tra questi due protagonisti de esta pieza. En estos pequeños espectáculos que hicimos en un teatro muy, muy pequeño de Roma, que tenía capacidad para 50 lugares, tuvimos un éxito increíble. Se armaban colas afuera, donde en este pequeño escenario armamos un ring de box, donde los actores tenían un encuentro de box. E una sera di queste è venuto a vederci Nanni Moretti, che è un regista italiano molto importante, forse qualcuno di voi lo conoscono, Palma d'Oro a Cannes, eccetera, e volle per primo, diciamo, prendere i diritti di questa pièce teatrale per farlo diventare un film. E quella cosa divenne il mio primo film, alla, diciamo, tenera età di 24 anni, quindi sono stato molto fortunato, perché so che fare il primo film a 24 anni è una grande fortuna, e da lì non mi sono più fermato. Una de esas noches vino a vernos Nanni Moretti, no sé si lo conocen, es un gran director que, entre otras cosas, ganó la Palma de Oro en Cannes, y bueno, cuando lo vio quiso comprar los derechos de esta pieza teatral para transformarla en una película. Y bueno, a mis tiernos 24 años es cuando me lancé con mi primera dirección de la película. E quindi adesso non farò tutta l'analisi della mia vita così per diventare noioso, era solo per dire, diciamo, i miei inizi. Da quel primo film a 24 anni ad oggi, che ne ho 54, tra televisione e cinema ho diretto 26 titoli, di cui 12 per la sala e 24 per la televisione. Entonces, no es que quiero hacer un análisis muy largo que los aburra a todos, pero quería contarles que desde mis inicios, que fue a los 24 años, hasta mi edad actual, que es 54, no me detuve trabajando en esto, entre televisión y cine. Hice 26 obras, de las cuales 12 eran de teatro y 24 de televisión. No, al revés, perdón. Sí, no, cinema por la sala, 12, para la 24 sala 12 para la televisión. Y 24 para la televisión. Sí.
poi tanti, diciamo, altri 50 film come attore, eccetera, eccetera. Questo insomma, è 50 pellicole come attore, eccetera. E la cosa più importante che mi va di dire a una scuola del cinema è che non ho mai perso la passione che avevo il primo giorno, anzi, ne ho sempre di più. La más importante que quiero decir a una escuela de cine es que jamás perdí mi pasión que tenía desde el comienzo. Es más, cada vez la tengo más fuerte. Infatti, ancora oggi, la cosa più bella del mio mestiere non è tanto fare i film, che comunque mi piace, ma è vedere i film che mi piace ancora di più. De hecho, hasta hoy día, lo más lindo para mí no es hacer las películas, sino es ver las películas. No, mi gusta anche hacerla, ma mi gusta vederla. Quando che tengo l'occasione di andare a un festival di cine, che non stai lavorando, che non stai rodando, vado a Cannes, a Venezia, a Berlino, e sto lì 2 settimane a vedere, non so, 20-30 películas. È il paraíso per me. Bueno. E credo che sia molto importante continuare a mantenere questa passione e continuare a vedere film. Credo che sia molto importante mantenere questa passione e seguir viendo películas. Soprattutto per chi, gli allievi registi, ne parlo, che devono creare il proprio linguaggio. Soprattutto per gli alunni direttori che devono creare il proprio linguaggio. E il motivo per il quale tutti i bambini crescono senza sapere parlare, i neonati, e poi cominciano a parlare la lingua che sentono parlare. E nel cinema è un pochino la stessa cosa. Impari guardando i film che vedi e poi in qualche modo ti ritrovi a, non dico a saperlo fare perché lo devi studiare, ma è un linguaggio che cominci a saper parlare. Es lo mismo que pasa con los chicos cuando crecen sin saber hablar y van escuchando hablar. Bueno, eso es lo que van a decir después con el cine. Para pasa lo mismo. Aprendes desde las películas y de ahí vas tomando tu propio lenguaje. Fermo restando el fatto que esto porque una escuela de industria, como ci ha tenuto a dire el vostro direttore, diciamo. E, detto questo, poi i film che vanno fuori dalla norma sono quelli che sono capaci di creare il proprio loro linguaggio, no? Cioè i grandi maestri sono quelli che inventano in qualche modo una lingua che non c'è e che non c'era. Sì, no, stara che è una scuola dell'industria, no? Però i grandi maestri sono los che logran creare il proprio linguaggio, los che inventano un idioma, una lingua che non esistía antes. E poco prima parlavo con i vostri, col direttore, che voi avete qui in Argentina per esempio una regista che ha una lingua particolare che tutto il mondo le riconosce, che è unica, che è Lucrezia Martel, e oppure il maestro che ho citato io, cioè Moretti, sono quei registi che hanno una visione loro particolare del mondo. Antes hablaba con el director y hablamos sobre la directora que ustedes tienen aquí en Argentina, Lucrezia Martel, así como Moretti, que tienen una lengua, un lenguaje único, que tienen una visión diferente. Y yo no sono così. Sí, yo no soy así. No, soy un trabajador. No, ma es la verdad. Es la verdad. No soy un visionario. Soy un trabajador. Esto es el motivo por cui ho trabajado tanto. Por far 26 titoli è perché mi gusta lavorare. Non sto molto particolare nelle scelte o molto piccante nelle cose da raccontare. Per chiudere questo primo, diciamo, fase dell'incontro, non so se volete mandare il trailer del mio ultimo film. Para e poi prima lascio fase la parola per un'introduzione generale all'amico dottor Stabile. No sé si quieren pasar el trailer de su primera película y después. No, la primera, l'ultima. La última, de la última. Avevamo finito di cenare. Di fronte a me avevo il mio amico, grande banchiere, rinomato capitalista, celebre magnate della finanza. Quella sera compiva mezzo secolo di vita.
mi hanno detto che lei un tempo è stato anarchico. Io non sono stato anarchico. Io sono anarchico. E cosa intende per anarchia? Io, per esempio, intendo quella dottrina sociale sovversiva che afferma chiaro e forte che non devono esistere tra gli esseri umani né delle disparità né delle disuguaglianze se non quelle naturali. Tocca a lei. Continui, la prego. Io sono nato povero, vengo dal niente. Finì per ribellarmi. Volevamo per noi e per gli altri, per l'umanità intera, una società nuova. O anarchia o niente. Come da questo viene fuori il banchiere. Qual è la convenzione sociale più importante di tutti? È il denaro. Il metodo poteva essere uno solo, averne. Era questa la vera via anarchica! Scacco, matto. La vittoria si deve vestire di rinuncia e di silenzio. Buon compleanno a me. Grazie. No, ho fatto vedere questo pezzetto perché rispetto a quello che ho detto, che sono un trabacatore, questa, quando ho diciamo, scritto le note di regia per il film, l'ho considerata la mia nuova opera prima. Les mostré esta partecita porque con respecto a lo que les dije de que yo soy un trabajador, cuando escribí las notas de la dirección, esta la tomé como si fuera una ópera prima. Una nueva ópera prima. Porque mi sono detto, dopo appunto 30 e passa anni di cinema, 35, non ho mai fatto una cosa come fanno i veri autori, quelli che si preoccupano prima di fare una cosa che piace a loro, di quanto si preoccupano che possa piacere al pubblico. Perché mi dije, en 35 años de cine, más o menos, no hice una, algo como la que hacen los verdaderos autores, algo que les gusta a ellos primero, ¿no? Y antes de preocuparles que le guste a los demás. Quindi, siccome questo al momento è l'ultimo film che ho fatto ed è stato riconosciuto, appunto sono stato accolto alla Mostra del Cinema di Venezia, ho vinto dei premi, l'abbiamo portato, grazie anche al Dottor Stabile, in giro per il mondo, in Cina, negli Stati Uniti, eccetera, è probabile che la mia nuova vita, visto che ho voglia di fare tante cose ancora in avanti, sia più vicina a quello che davvero sento di voler fare. Esta última película fue reconocida, muy reconocida en la muestra de cine de Venecia, de hecho ganó premios, y gracias al doctor Stabile la hemos llevado por el mundo, en China, Estados Unidos, etc. Y en esta, como les decía, esta nueva vida, creo que esto es lo que va a estar más cerca a lo que yo quiero hacer de ahora en más. Anche perché ho, come dire, il mio punto d'arrivo è il maestro Manuel de Oliveira, che è un regista portoghese che ha fatto l'ultimo film a 103 anni, quindi ho altri 50 anni di lavoro, spero. Esto también porque mi punto de llegada es como hizo como el director Manuel de Oliveira, que hizo su última película a 103 años de vida, así que tengo tiempo todavía para hacerlo. E questo è, diciamo, la mia introduzione, non so se Roberto vuole fare a sua volta la sua e poi posso parlare ore, ma mi piacerebbe avere delle domande. Esta, bueno, fue mi introducción. Bueno, no sé si Roberto quiere decir algo. Yo podría hablar por horas, pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno. Topo, después. Entonces, la pregunta después. Lo que estamos haciendo hoy es un otro momento de acercamiento entre Italia y Argentina en materia de audiovisual. Yo no soy actor, no soy director, nunca hice una película y que pueden estar tranquilos que nunca la dirigiré. Así que dejamos los realizadores que hagan película. Lo que yo hago es hacer la promoción de la industria audiovisual italiana y específicamente con el Inca estamos tratando de acercar Argentina e Italia o Italia e Argentina porque se hagan muchos más proyectos en conjuntos, porque tenemos un montón de temas, de ideas que se pueden realizar en conjunto. Estamos poniendo todos los instrumentos económicos y políticos para trabajar juntos
y en la en el trabajo de promocionar la industria, lo que hemos empezado a hacer desde el año pasado, cuando hemos traído acá en esta misma escuela a Paolo Genovese por el estreno en el Teatro Argentino de su obra Perfectos Desconocidos, es también de promocionar los creativos, los actores, los directores, porque la industria no existe como industria, sino es, tiene el respeto y la base de todo lo que hace en los realizadores como Julio Base, que justamente se llama Base. Así que en esto estamos intentando de traer en todos los lugares del mundo donde hacemos algo, no solo los productores, los distribuidores, sino los creativos, los directores, los guionistas. Este año vamos a traer una delegación muy importante de representantes de la industria italiana en Ventana Sur. Lo que yo quiero hacer con los productores también llevar creativos, guionistas que tengan ideas y que se puedan encontrar con los colegas argentinos para desarrollar de verdad desde el principio total ideas de películas en coproducción. Porque hasta poco tiempo atrás se hacían coproducciones solo y exclusivamente para buscar dinero. Y eso no es bueno porque en la pantalla se ve. Las coproducciones tienen que surgir de ideas, de necesidad de contar algo en conjunto. Y es por eso también que quiero agradecer a Julio de ser venido por la primera vez en Argentina, porque marchando en las calles, comiendo empanadas, comprende mejor, mañana lo voy a llevar a escuchar el tango también, porque tiene que comprender cómo piensa un argentino y pensar una película para hacer en coproducción conociendo la realidad de la Argentina. Así que no quiero aburrirlo más, dejamos la palabra a Julio, y también ustedes para hacer preguntas, porque él está aquí también por dar indicaciones y hablar de su experiencia según las preguntas. Así que dejo otra vez la palabra a Julio Base. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Hola, hola. Ah, bueno. Julio. Sí. Bueno, nosotros tenemos desde el área documental acá en la escuela un maestro que es Fernando Birri, formado en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Y quería preguntarte, porque entiendo que tú no has tenido una formación cinematográfica en una escuela, formalmente hablando, ¿no es cierto? Quería saber entonces cómo fue tu formación sin escuela y si a la hora de trabajar en tus películas cuentas con colaboración de egresados de escuelas de cine de Italia y si ves diferencias de aquellas personas que se han formado en una escuela y otras que se han formado a través de la experiencia. No sé si se comprende la pregunta. Sì, sì, capito, comprendo tutto. Ma quando io parlo in italiano, voi capite? Quando io parlo italiano, ustedes entienden? Es mejor, senza offesa, ma credo che... Nessuna. Vado più liscio, capito? Ok. È una pregunta molto interessante, perché quando capitò, vado a essere un po' in spagnolo e un po' in italiano, della cosa di teatro che sia, e venne Moretti a chiamarmi. Allora io pensai, ok, scrivo la sceneggiatura, faccio l'attore, perché facevo anche l'attore in quella cosa, e qualcun altro dirigerà. E Nanni mi diceva, no, lo devi fare tu. E io dicevo, non ho mai fatto nulla, non ho girato nemmeno la cerimonia del battesimo di un mio cugino, di nulla. No, no, lo devi fare tu, l'hai fatto bene in teatro, lo sai fare. E vero è che, come ho detto prima, avevo visto tantissimi film. Poi, parallelamente ai primi anni della mia carriera d'attore, avevo cominciato l'università, lettere,
dove poi mi sono laureato in storia e critica del cinema. Quindi comunque la formazione veniva dal cinema. Però è vero che la cosa buffa, in quei mesi, da quando mi hanno detto ok, dirigi tu, a quando poi mi sono trovato davvero sul set, leggevo proprio i libri, quelli che proprio base, cioè la regia dalla A alla Z, cioè gli obiettivi, i campi, no, per non incrociare gli sguardi, la focale delle lenti, cioè ho imparato veramente sul manuale del regista le cose quelle basilari. Detto questo, però, mi ricorderò sempre il mio primo giorno come regista sul set, avendo fatto già molti film come attore, in cui mi trovavo un po' in impaccio, non mi trovavo proprio a mio agio, lo facevo, mi piaceva, però non ero proprio a casa mia, come poi ho infatti, conoscendo molti grandi attori che ho avuto la fortuna di dirigere, vedevo che si trovavano a casa loro. Invece il primo giorno di regia ho capito che quella era casa mia, pur avendo studiato sul manuale, pur non avendo avuto una formazione, sapevo tutto, cioè ero più o meno quello che sono oggi dopo 30 anni di esperienza, più o meno la stessa cosa. E lì credo di aver capito quello che anche, no, nel Vangelo c'è la parabola dei talenti, cioè capire qual è il tuo talento, se tu ce l'hai. E lì è un'altra forma, secondo me, importante in questo mestiere. Perché se tu cominci volendo fare una cosa e ti fissi a fare quella cosa, invece io ho visto che mi veniva più facile farne un'altra, più facile, ero a casa mia. E tant'è vero che mi ricorderò sempre la prima inquadratura del mio primo film, da attore, io ero abituato che c'era un regista, motore, boom, azione, ciac, e poi tu reciti e c'è il regista che dice stop e tu li finisci. Invece io poi nel sabato, nella domenica precedente a quel lunedì dove io arrivavo sul set, mi ero preparato tutto il tempo, dicevo allora io dico motore, quello dice partito, quell'altro arriva col ciac, io dico così, poi dico azione, è fatta. E quindi me lo ripetevo per essere preparato. Quindi arrivo, motore, quello dice ok, partito, macchina, partita, tutto pronto, ciac, io, azione. E mi guardavo la scena, mi piaceva, e vedevo che poi non finiva mai. Il mio direttore di produzione mi viene vicino e mi dice guarda che devi dire stop, e io stop, perché non ero abituato, mi ero preparato tutto il prima e poi non ero abituato al fatto che poi ero anche io che dicevo l'inizio e la fine del ciak, stop. E è stata l'unica cosa, diciamo, di mancanza di esperienza. Il resto mi sono ritrovato che lo sapevo fare, misteriosamente lo sapevo fare. Certo, poi l'esperienza, ora ho detto 25 titoli, ma in realtà le ore di volo, se lo vogliamo chiamare, sono molto di più, perché qualcuno di questi titoli, cioè tu prendi Internet Movie Database, no? Che immagino conoscete tutti, che è, diciamo, la Bibbia del nostro... Allora dice Giulio Base, director, 25 titles. Però in alcuni di questi, per dire Don Matteo, che è una serie italiana molto famosa, ho diretto 50 episodi di un'ora. Sono quasi 50 film, uno di quei 25, e altri sono serie. Quindi ho proprio, cioè, sono stato più sul set che a casa mia. Quindi ora è proprio... straconosco tutto nel lavoro, però davvero è stata una cosa che quasi non sapevo di avere, se non, ed è la cosa che ripeto di fare a tutti, perché avevo visto tantissimi film e perché avevo studiato cinema dal punto di vista teorico. Spero di aver risposto alla domanda.
Scusa, ma vedo che diventa più fluido. Buenas tardes, Gerardo Grosso, al Sur Turismo Comunicaciones, Primicias Rurales, Sección Aventuras y Turismo. Quería preguntarte, Julio, ya que se ha hablado de hacer coproducciones entre Argentina e Italia, si ya has visto algún libreto y si hay en vista algún tema en especial a abordar en este tipo de coproducciones. Gracias. E non ho ancora individuato un tema preciso, però spero che mi venga, perché non lo dico per captatio benevolentiae, si dice in latino, cioè per farvi contenti, no, ma lo dico perché mi viene dal cuore. Dal primo momento che sono arrivato in Argentina mi sono sentito a casa, mi piace tutto, testimoni loro che non lo dico per finta. Mi piace le persone, la lingua. Me gustaría hablar español un poquito mejor, ma lo primer día no decía nunca una palabra. Adesso, ahora, si en tres días va un poquito mejor. Quindi penso que si la progresión es la misma, puedo hablar en español desde un año o dos, no sé. Per cui sto, come ha detto giustamente Roberto prima, capendo, imparando, sono sicuro che potrebbe venirmi un'idea, spero presto, anche perché poi amo la letteratura argentina. Ho detto ieri al convegno che secondo me ogni pagina di Borges potrebbe diventare un film, ogni racconto di Borges potrebbe diventare un film, è talmente geniale, talmente profondo, talmente metafisico, e talmente universale, che già solo quello, adesso frequentando i posti che lui frequentava, i caffè, le librerie, mi sembrava di vivere, no, in uno dei suoi racconti. Mi auguro che possa essere un modo proficuo per trovare un'idea di coproduzione, e sicuramente ci metteremo all'opera per poterlo fare, perché mi piacerebbe molto. Bueno, Julio, teniendo en cuenta tu carrera tan prolífica, teatro, cine, televisión, actor, director, productor, con cantidad de contenidos. Desde el lugar que estás ahora, y si tuvieras que sugerir a un alumno de cine o alguien que está empezando, ¿es mejor ser prolífico en puestos, en cantidades, o tener tres obras maestras en tu carrera? Ma è una pregunta che mi fa mismo. Sì, no, perché ogni tanto mi dico sì, no, avesse accio muchas cosas come ho accio o come ho fatto, chissà che regista sarei stato. Però credo che ognuno di noi ha il suo percorso e devi ascoltare il proprio corazon, perché io conosco scrittori, no? Bravissimi, che scrivono, mi viene in mente Simenon ha scritto 60 romanzi, 60, c'è chi in una vita non ha letto 60, e poi c'è Holden, che ha scritto solo, no? Cioè Salinger, che ha scritto solo Il giovane Holden. A me la vita che ho fatto mi piace, non sono uno che riesce a stare fermo, non sono uno come appunto Moretti o come Stanley Kubrick o come che lavora 10 anni a un progetto, non potrei mai.
spero che nella quantità ogni tanto venga fuori anche la qualità. Però, e ci sono degli esempi così, cioè il mio vero esempio è Woody Allen. Woody Allen ha fatto un film, dal suo primo film, più di 40 anni fa, ad oggi un film tutti gli anni uno. E possiamo contare tutti almeno 20 capolavori, 20. Poi ce n'è anche alcuni meno belli, ma se pensate ai film di Woody Allen ci sono almeno 20 capolavori. Questo è l'esempio, ovviamente lui sta qua e io sto qua, ma quello è il mio esempio, cioè lavorare, lavorare. E nel lavorare, perché lavorare, e ripeto, parlo per me, c'è nobiltà, no? C'è un detto in italiano, il lavoro nobilita, c'è conoscenza, c'è appunto rapporto con gli altri, c'è continuare ad andare avanti, c'è una componente che bisogna considerare, che guadagni, se non fai niente non guadagni. E anche là, delle volte ho ammirato alcuni miei colleghi che riuscivano a dire no, faccio solo le cose giuste, e magari potevano permettersi una vacanza in meno o, che ne so, un lusso in meno. Chapeau, anche lì, cappello. Io ho famiglia, ho 3 figli, mi piace, diciamo, vivere, e quindi... Però è una cosa che mi sono spesso anch'io domandata, se è meglio appunto fare le cose con più calma o se essere un lavoratore. Il mio maestro, e ogni tanto lo cito, che è Vittorio Gassman, che so che anche qui in Argentina è molto... No, una volta mi disse una cosa molto bella, mi dice poesia, noi dobbiamo fare poesia, che però dal greco non è solo la poesia, quella così, dal greco poesis è fare, fare. Ma ha detto, te sei un po' come me, perché anche Vittorio, no, teatro, cinema, regista, tournée, di tutto, non si fermava mai. Poi diceva, tanto fai. Poi ogni tanto qualcosa buona verrà fuori, e lui ha vinto 2 volte, no? La Palma d'Oro a Cannes come miglior attore, e è comunque un grande maestro. E io più o meno sono così, intanto mi piace fare. Poi ci sono altri esempi di chi lavora molto, non so... Ho avuto la fortuna l'anno scorso di fare una parte come attore nel film di Ridley Scott. In spagnolo sarà Todo el dinero del mundo? Todo el dinero del mundo. E allora ho fatto una parte con lui, che è un altro, no? Che ha fatto di tutto, in tutti i generi, che ha lavorato tanto, che continua a lavorare, che fa film in continuazione, adesso ha 80 anni, fa un altro film. E così, parlando quasi tra colleghi, diciamo, mi ha detto, io dicevo, io faccio i film con 1 milione di euro, delle volte 2, il mio massimo è stato 8, dico, però ne ho fatti anche con meno, questo l'ho fatto con 500.000, e lui che fa film con 50, 60, 100 milioni, mi ha detto, it's not important how much time you have, how much money you have, it's never enough. È bellissimo. Non è importante quanti soldi hai, quanto tempo hai, non è mai abbastanza. E mi ha raccontato che nel Gladiatore, no, che tutti voi avete visto, c'era una scena che a un certo punto il gladiatore combatteva con un rinoceronte. E quando facevano il budget del film, tra il rinoceronte, gli effetti speciali, le cose, avevano fatto una cosa, costava 4 milioni, solo quella scena. E gli hanno detto, Ridley, no. E lui ha detto, io purtroppo ancora ce l'ho qui, quella scena del gladiatore e del rinoceronte. Quindi è sempre un po', a scala, è sempre tutto relativo. Yo quería hacer una pregunta, no sé si para Roberto o puede respondernos cualquiera de los dos, apuntando más a la producción, tal vez.
Recién decías que tu película, tu última película, costó medio millón de euros, quiero entender. ¿Cuál es el camino pensando para un alievo, para un alumno, para un joven realizador, no como una persona como vos que ya hizo 25 películas, para llegar a la producción de una película en Italia, ¿no? Nosotros acá vamos a golpear a la puerta a Ralph, al Inca, tenemos algunos otros mercados también, pero bueno, no, creo que la mayoría de nosotros acá desconoce cómo es en Italia. ¿Puedes comenzar tú? Ok. Bueno, la primera cosa que tienes que tener es un productor. La primera es una muy buena idea. Con la muy buena idea conseguir un productor en Argentina, porque es muy difícil, es casi imposible que un director de Argentina salga con su guión, llegue a Italia y encuentre un productor dispuesto a poner plata en esto. Entonces es fundamental la idea, el guión, el productor argentino, y luego participar en todas las ocasiones que organizamos para poner, para realizar encuentro entre productores italianos y argentinos, donde se discute de proyectos. Estamos tentando de hacer de parte italiana, no bilateral, un fondo para apoyar la escritura entre Italia y China, y mi segunda idea es de hacerlo también en el ámbito de todos los países de Ibermedia. Así que Argentina va a ser en esto. Y creo que lo vamos a lanzar entre Venecia y puede ser también en Ventana Sur. No va a ser un fondo bilateral como se han hecho en los años pasados, donde Italia ponía un monto de dinero y era necesario que lo tendría que ponerlo el otro país. En ese caso va a ser un monto de dinero puesto de Italia por escribir o desarrollar guiones de Italia con los países de Ibermedia. No pedimos dinero también al otro país. Eso va a ser más fácil. Entonces, en ese caso, si vamos a lanzar eso, nadie, ¿cómo se dice? Nadie impide que la idea de Argentina pida el dinero por ese fondo, y consiguiendo eso va a ser más fácil involucrar al productor. Como todos saben, habitualmente los productores piensan muchísimo en el dinero y cómo no gastar. Y yo me he dado cuenta que cuando hacemos los encuentros de productores, todos miran, sí, claramente a la idea que sea buena y todo, pero los costos, los gastos. Y piensan también que pagar el desarrollo de un guión, si no tiene la certeza de realizar la película, es dinero perdido para el productor. En este caso vamos a ayudar los productores porque pagando por ellos todos los gastos del desarrollo de la idea al guión va a ser más fácil. Entonces estoy seguro que en los años que van a venir será más fácil por la idea argentina llegar a Italia y por las italianas llegar a Argentina. Eso lo hice porque soy amigo de Ralph y sé cuánta gente. Y mi puerta, como estás más lejos de la suya, se va a perder un poco de gente en el viaje. Y espero que tú hagas lo mismo con los italianos. ¿Desde el punto de vista de un director, cuál sería el recorrido que harías vos, ya, digamos, cuál pensás que, cuál pensás, cuál es el que haces vos como director para, o sea, para producir? Me imagino que tampoco debe ser algo fácil. Sí, io sono un maestro di bussare alle porte. Soy el maestro, no de cine, de busada. Todas las puertas. Todas. Todas y siempre. Porque nosotros somos de verdad y veri instabili. Porque ogni volta, cada vez que tú termines ton film, tú eres desocupado. Facile, fino al prossimo film. Siamo i veri precari. Quindi, a meno che tu non sia un vero grande maestro, che allora, diciamo, decidi di stare fermo. Però, non so quanti ce n'è in Argentina, in Italia, pochissimi. Sorrentino, Checco Zalone, che è questo attore comico, e pochi altri, perché non c'è nessuno che non debba bussare a delle porte. Nessuno. Tornatore, bussano tutti alle porte. Anzi, alcuni grandi maestri in Italia sono
morti senza poter lavorare. Fellini è uno che non lo facevano più lavorare perché spendeva tanto e non tornavano indietro i soldi. Quindi ogni volta che finisce un film, busso. A quali porte? Intanto a quelle dove ritieni di avere lasciato un buon ricordo. E nel mio caso non mi ricordo di aver fatto perdere troppi soldi a nessun produttore, che è una cosa credo importante. Cioè, comunque rispettare il budget, che è una cosa importante, i tempi, i modi, e anche con una certa gentilezza reciproca, che io la trovo una cosa importante. E racconto una cosa, che ogni tanto racconto anche degli aneddoti, credo sia bello, no? Io ho avuto la fortuna di dirigere Omar Sharif, il grande attore che ha fatto il protagonista con me su un film si intitolava Pietro, sull'apostolo Pietro. Allora, produceva Tarak Ben-Ammar, che è un grande produttore internazionale, sicuramente Ralph conosce, e io ero a Tunisi a fare dei sopralluoghi e Tarak mi dice: però Omar ti vuole conoscere. Mi dà il suo aereo privato, vado a Parigi a incontrare Omar, tremando così, perché cioè, dipendeva da questo incontro se io sarei stato o non sarei stato il regista del film. Vado al Petit Monceau, non so se lo conosci, dove ho mangiato i più buoni spaghetti della mia vita, a Parigi. È incredibile, veramente buoni, uno chef italiano. Mangia, mi dà da mangiare, mi racconta, mi parla, mi dice, io stavo lì, un po' l'ascoltavo, un po' parlavo io, un po' parlava lui. E alla fine... E non aveva letto la sceneggiatura. Allora... E non sapeva la storia. Allora dico, ma strano Omar, no. Dice no, io aveva già 70 e passa anni. Dice, sai come scelgo i film da fare? Gli ultimi film da fare? Immagina uno scrigno, mi disse, un piccolo scrigno porta gioielli. Non ce ne stanno tanti, no? Non puoi mettere 100 anelli, ce ne stanno 6, 7. Questi sono i film che mi rimangono da fare, mi diceva. In questo scrigno. E lo sai come decido quali sono? Non è il copione, non è quanti soldi mi danno, la gentilezza. Sì, faccio questo film con te, mi ha detto. Per cui vi racconto questa cosa perché la ritengo bella, anche in questo mestiere così crudo, no? Che noi facciamo, lasciare un ricordo di gentilezza. In ogni caso, che il film sia andato bene, che il film sia andato male, è una cosa che aiuta. Quando poi devi bussare a quella porta, se sei stato gentile, forse ti aprono, anche se poi magari non aprono il portafoglio, però magari forse ti aprono. Questa è un'altra cosa che mi viene in mente di dire. E per quanto riguarda la produzione, che anch'io ho fatto due film in produzione, quelli piccoli, questo che era un piccolo film, due personaggi, tutto girato a Cinecittà, quindi un solo ambiente, uno degli attori ero io, quindi non mi pagavo. molto facile. Oppure un altro che è un film che tra l'altro, e questo è un altro aneddoto, ha il Guinness dei primati, come la más lunga corsa, The longest run in movie history, la corsa più lunga, perché sono io che sotto il mio ufficio comincio a correre per le strade di Roma, voce off mia, per un'ora e mezza, arrivo fino quasi sull'Appia, no? Un altro film, diciamo, sperimentale. Ecco. Queste piccole cose mi piace produrle, perché c'è una totale libertà di poter fare quello che voglio. Quando, come ho detto, ho fatto i film, ecco, anche da 8 milioni, con gli americani, con Dolph Lundgren, che non so se vi ricordate, con l'attore di Rocky, no? Io ti spiezzo in due, si dice in italiano, o Murray Abraham, o c'era Paul Sorvino, Terence Hill, con cui ho fatto un western. Lì
onestamente la produzione personalmente a me mi annoia, cioè i conti, le cose, le richieste, il ministero, la burocrazia, non fa per me. Esatto, non fa per me. Però è vero che bisogna, i soldi bisogna trovarli, senza quelli, no? Ieri raccontavo che Bernardo Bertolucci per me ha dato la migliore definizione di quello che è un regista. Regista è colui che trova i soldi per fare il proprio film. Puro, semplice, è così. Perché se no lo sei solo nella tua testa. Che non è trovare i soldi perché sei furbo e riuscire a dare così tanta fiducia a qualcuno con cui ti trovi di fronte che dice io mi fido e ti do 1, 2, 10, 100. Il mio amico Muccino, no? Gabriele Muccino, è un regista italiano che è ad oggi il regista italiano che ha fatto il più grosso incasso con un film americano, perché ha fatto La ricerca della felicità, il film con Will Smith. E lui è riuscito a farsi dare tanta fiducia su un film, con un ingegno. Il film era appunto La ricerca da chi è il sogno americano, e nell'incontro mi ha raccontato, lui è stato ingegnoso, diceva solo un non americano può raccontare il sogno americano, perché da fuori noi vi raccontiamo, insomma qualcuno gli ha detto vabbè fallo tu, e ha fatto 400 milioni di incasso nella storia del cinema, ripeto, rimane il più grande incasso di un regista italiano al mondo. Quindi i modi sono sempre tanti e diversi, e se posso dare un consiglio a chi qui, o è produttore, attore, o è regista, o anche gli sceneggiatori, qualunque spiraglio minimo vedi, buttati. Cioè non pensare no domani, forse no, qualunque minimo spiraglio dove tu vedi che puoi andare, bisogna andare. Quizás para Roberto, aquí en Argentina, más allá de que la producción independiente siempre es difícil, también se plantea mucho el tema de la exhibición, sobre todo para el cine independiente, el cine de autor. El Instituto de Cine tiene algunas políticas y estrategias que tienen que ver con lograr y garantizar una exhibición para este tipo de cine. Por ejemplo, el Espacio Inca, el Cine Gaumont, lo que es la plataforma Cinear, que es un video on demand, similar a Netflix, pero para un cine argentino. Entonces la pregunta es, en Italia, digamos, si también tienen dificultades a la hora de tener espacios de exhibición para el cine italiano, y en todo caso, ¿qué estrategias o cómo desarrollan respuestas frente a eso? Sí, en Italia tenemos el mismo problema y no tenemos el Inca, así que es más difícil que acá. No existe un circuito público que nos puede ayudar para la exhibición de cine independiente. En Italia tenemos otro problema también, que en los otros países de Europa no pasa parecido. En Italia el periodo donde la gente sale al cine, cuando se pueden estrenar las películas, es muy corto, muy breve. Por todo el verano, y diría a empezar de fin de mayo hasta septiembre, octubre, la gente no va al cine. Entonces, el periodo en el cual se pueden estrenar películas es muy, muy pequeño y está totalmente ocupado por el cine norteamericano. Hay muchas formas para intentar de invertir esta tendencia. Este año tenemos un proyecto que ha empezado a partir justo de este verano y se apoya con mucho dinero todo el cine italiano independiente que sale en el periodo de verano cuando la gente habitualmente no va al cine. Y también se ha pedido a la industria americana de estrenar películas importantes en ese periodo. Y eso parece que funcione bien, entonces esperamos que el invierno que viene vamos a tener más lugares también por el cine italiano. Pero el problema es muy presente en Italia y es muy difícil solucionarlo. Y repito, no tenemos el circuito que tiene el Inca, así que para nosotros es mucho más difícil. Yo más que una pregunta, un comentario. Yo tuve la suerte de poder trabajar acá con Emanuel Crialese, trabajando en Nuevo Mundo, que era en los principios del 2000,
Y fue también, como decían, la cofraternidad entre el equipo argentino y el equipo italiano, contando sobre la historia de los inmigrantes italianos acá, fue una maravilla. Y Emanuel Crialese, una persona que estaba también muy enamorado de la Argentina, y fue de un enorme disfrute para todos ese trabajo. Ho gustato molto il film, molto, molto. Colgo l'occasione per salutare in streaming José Checho e altre, le altre scuole, no, che sono in streaming, allora saluto los amigos. E ci sono guionisti anche? Scrittori di guion? No? Nessuno? Stanno trabajando, stanno scrivendo. No, perché il consiglio che di solito do ai guionisti, e però può, come dire, essere divertente per tutti. Mi è capitato anche di fare film in cui, mentre uno va dal produttore delle volte, no, e gli racconta il film, allora dice, c'è questa mujer che poi si fidanza con lui, poi il produttore ti ascolta, poi gli passa, si innamora di un altro, va bene, fanno un viaggio, il produttore va così, e poi scappano, insomma, rubano a una banca, perché cosa... E il produttore fa così, e poi però lei muore. Il produttore fa, no, non muore. No, no, sembra che muore, cioè la capacità anche durante il racconto di... E ho fatto dei film davvero con un finale o qualcosa di diverso, perché mentre lo raccontavo ho capito che se non avessi cambiato al volo quel film non l'avrei fatto. Questa è una cosa che delle volte racconto agli sceneggiatori, ma appunto credo sia divertente per tutti. E non è capitata solo a me, anche quando parlavo con i registi del cinema italiano, Age, Scarpelli, Flaiano, Suso Cecchi d'Amico, mi raccontavano che anche loro è successo queste cose. Parlo di chi ha scritto i film per Fellini, per Visconti, per De Sica, per Dino Risi, Monicelli, cioè il grandissimo cinema italiano. C'è qualcosa di quasi, non dico cialtronesco, ma di strionico nel nostro mestiere, che non è soltanto, ecco, il progetto tecnico in cui uno presenta un progetto tecnico chiuso, fermo, così. Bisogna anche essere un pochettino ecco, funambolici in quello che si cerca di fare. Gracias. Hola. Sí, vos dijiste que los grandes cineastas son los que pueden crear su propio lenguaje. Y quería saber para vos cuáles son ellos y qué películas y directores te inspiraron a hacer cine. Guarda, io ho... tantissimi film che mi piacciono e tantissimi registi che mi piacciono. Diciamo, ho avuto la fortuna di lavorare con il regista che ha fatto il film che, se dovessi andare su un'isola deserta e mi dicessero devi portare un solo film, io porterei Blade Runner, che è un film appunto di Ridley Scott, che ho avuto la fortuna poi di essere diretto da lui, perché è un film che non è soltanto la fantascienza, è un film che riguarda la metafisica, che è un altro argomento che mi interessa molto, quello a livello personale, perché appunto dopo gli studi in storia critica del cinema ho fatto anche degli studi in teologia, sempre perché non riesco a stare fermo, perché è una mia ricerca personale. E lì c'è la domanda, no? Quanto ci resta, quanto vivremo, i nostri ieri, il tempo, il passato, che credo sia poi la domanda di tutte le teologie. Per lo stesso motivo, per me, un altro grande regista, non fortemente conosciuto, è Peter Weir, regista di Truman Show,
che secondo me è un altro film metafisico. Perché se ci pensate un po', per chi crede nell'aldilà, c'è qualcuno che ci guarda sempre. E noi siamo in un, vuoi chiamarlo reality, vuoi chiamarlo 24 ore, però se c'è Dio che ci guarda, noi siamo il suo film. Che è poi quello che Truman Show raccontava, tant'è vero che il protagonista si chiamava Christophe, l'uomo, diciamo, dietro la grande macchina dell'osservazione. Poi però vorrei citare dei registi italiani, quindi Fellini per me rimane forse il più grande visionario del cinema. Poi invece un altro maestro che non è considerato tale dalla grande critica internazionale, ma che invece ha insegnato a fare cinema nel mondo, Sergio Leone, che c'era una volta all'West, c'era una volta in America, il buono, il brutto, il cattivo. Un grande maestro, ecco, di quelli, dicevamo prima, del mestiere, del lavoro, non era un grande teorico, non era Fellini, non era Antonioni, non era Ferreri, non era Visconti, era uno che lavorava, si metteva lì a lavorare con, no, con il sigaro che magnava, o giramo, un po' così. Però è stato un grandissimo maestro. Woody Allen l'ho citato. E poi ci sono tanti film del passato che secondo me non riusciamo ad arrivare lì, cioè John Ford, Our Oaks, Vincent Gardinia, cioè il grande cinema americano del bianco e nero. Dei moderni, sicuramente Tarantino ha un talento unico, sicuramente Martin Scorsese è un regista di cui appena esce il film corro a vederlo. E poi anche gli italiani moderni, i miei amici, i film di Sorrentino mi piacciono molto, i film di Garrone mi piacciono molto, i film di Moretti che ho citato prima mi piacciono molto, tanto per sollevare un po', i film di Tornatore mi piacciono molto, tanto per parlare del cinema italiano. Del vostro cinema ho citato Lucrezia Martel, che ha fatto solo 4 film, ma secondo me sono uno più bello dell'altro, unici. Ecco, veramente lì sono unici, c'è una visione solo sua. José Campanella, un vostro regista, mi piace molto. E guarda, spesso i film degli altri mi piacciono più dei miei, sono sincero, molto spesso. È raro che un film mio, dico, è più bello di tutti questi. Ogni tanto, tipo quest'ultimo, mi piace, ero contento di averlo fatto. Quindi rimango sempre ansioso di vedere nuovi film e di imparare nuove cose. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Ah, ok, el rector tiene derecho a la pregunta. Disculpa, Raúl, pero... ya que... Vos tenés tanta experiencia y de años, me gustaría que, si tenés una opinión sobre cómo ves ahora, cómo ha cambiado la industria, si es que ha cambiado, con respecto a toda la gente que trabaja. O sea, digamos, hace muchos años la formación era del oficio, el conocimiento pasaba de uno a otro en el set, digamos, y en los últimos años las escuelas de cine han producido una gran cantidad de técnicos. Digamos, si vos ves eso, esa incorporación de técnicos de escuela, y también cómo ha cambiado la industria a lo largo de estos últimos 30 años, suponete. O sea, ¿qué ves a favor, qué ves en contra, o cuáles son los cambios esos, si es que se produjeron? Sí, l'ho vista cambiare molto in questi 30 anni l'industria. Ho fatto i primi film quando ancora non c'era il monitor, il video assist, cioè giravi, il giorno dopo andavi in una saletta come questa a controllare cosa avevi fatto, e se avevi sbagliato era un problema.
oppure, e lì vedo il grande cambio ancora di più, quando si montava con la pellicola, i film, con una pressa nella moviola e dove i pezzi si attaccavano veramente con un pezzo di scotch, quindi prima di fare un taglio ci pensavi bene, dovevi essere molto concentrato su quello che andavi a fare. Adesso il montatore in un minuto dice ti faccio vedere 10 modi diversi di montare. Ma ancora prima, la scrittura. Il computer, oddio, ci sono da un po', ma da 20 anni, cioè prima era... E quando il produttore ti diceva cambia la scena, tu, cioè, non era come adesso, cambio il nome di uno, lo rifacevi. Cambio tutto il numero delle scene e lo rifacevi. Era proprio quale scena. Se per esempio ti chiedeva cambia il nome del personaggio da Roberto a Gianni, cioè tu dovevi riscrivere tutto il copione, adesso fai copia e incolla, cambia e lo fai. Quindi dalla scrittura al set, al montaggio è cambiato tutto. Il cambio più grande che vedo è nei tempi, cioè anche il film meno grande si faceva come minimo con 8-9 settimane e praticamente dimezzato, cioè la metà. Per avere 8-9 settimane vuol dire che è un film veramente di grande, medio-grande budget. Adesso i film piccoletti sono 5-4 settimane, quindi i tempi. I tempi, da un lato è meglio perché vai più veloce, dall'altro hai meno tempo per ragionare. Quella è la prima cosa che vedo. E di conseguenza anche tutti i tecnici sul set, vedo meno artigianato e più professionalità. Che ci sono i pro e i contro. Cioè prima l'elettricista o l'attrezzista o lo scenografo magari non avevano studiato, però erano lì sul set, trovavano una soluzione, facevano una cosa. Adesso vedo ragazzi preparati, precisi, che sanno che devono andare veloce, che sanno che il film va consegnato, che però magari hanno meno, come dire, la creatività artistica del grande artigianato del cinema. E soprattutto sul tempo che vedo che... Però non, onestamente non saprei scegliere. Cioè non sono né nostalgico del passato né un fanatico del futuro. Mi piaceva allora, mi piace oggi e conoscendomi sono sicuro che mi piacerà anche domani, se no a 103 anni non riuscirò a fare il mio film. Magari appunto sarà con un oggetto così piccolo, gireremo, non lo so, sono pronto, mi ritengo pronto, vedremo dove ci porta il cinema. Non sono nemmeno un grande fanatico, per parlare del dopo, della sala, di Netflix, del telefonino. Io, è ovvio che il cinema visto in una bella sala, con un bello schermo, ma più ancora dello schermo, secondo me la cosa bella è la condivisione con altri. Quella è la cosa bella. Cioè, sei insieme ad altri a vedere una cosa, dopo se ne parla, respiri la stessa aria. Però la fissa di che un film si vede solo nella grande sala, io quello non ce l'ho. Penso a quando fu inventato il libro, Gutenberg, 1542. I primi libri erano soltanto le grandi corti, avevano i primi libri, i re, i conti, i marchesi, erano libroni così. Poi il libro è un oggetto di tutti, adesso c'è il tascabile, io se voglio posso leggere un bel libro rilegato a casa, su una bella poltrona, però se vale c'è anche un libretto che mi infilo in tasca così, in spiaggia, al mare o in metropolitana, me lo leggo. La cosa importante è che lo leggo, e per me dei miei film l'importante è che lo vedano, che poi lo vedano su un telefonino, che lo vedano sul computer, o lo vedano su uno grande schermo, almeno a quello che mi fa piacere è che lo si veda. Quindi sia nel fare che nel cinema del domani
non so scegliere, certamente cambia e vedo che sta cambiando ancora di più. E bisogna essere preparati a tutto, bisogna essere aperti. Ecco, se dovessi dire a dei ragazzi, qual è la cosa che direi, essere pronti a tutto, perché poi bisogna essere aperti, open. Ecco. Grazie Giulio, muchísimas gracias a todos y hasta la prossima.